se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione. Io sono entrato alla Fiat nel 1936 come allievo Fiat. È il primo corso allievi Fiat che ha fatto la Fiat, primo corso. La dipendenza economica dal piano Marshall. Ma voglio dire, si è capito subito che era solamente un confine, nient'altro. Il fatto che le macchine erano proprio antiquate. La Fiat non pretendeva la produzione, anzi, era più contenta se la produzione non si faceva, per dimostrare che erano 100 fannulloni mandati lì, non per idee politiche, perché sennò si metteva in discussione la libertà. E nel 52-53 si parla anche delle cosiddette commesse offshore. Cos'erano le commesse offshore? Si trattava, diciamo così, di dotare di strumenti di guerra l'Alleanza Atlantica, la NATO. Queste commesse offshore vengono utilizzate come strumento di ricatto nei confronti dell'Italia e della stessa Fiat. Il 15 dicembre del 1952, in Corso Peschiera, a Torino, la Fiat apre l'officina sussidiaria Ricambi. Un reparto specializzato, dice, ma i 130 lavoratori trasferiti, tutti attivisti politici e sindacali, è subito chiaro che l'azienda non ha intenzione di attrezzarla per renderla produttiva. Nel dicembre 1957 i lavoratori sono licenziati e l'officina viene chiusa. La resistenza degli operai delle OSR, perciò ribattezzate Officine Stella Rossa, aveva reso evidente il carattere discriminatorio dei licenziamenti. Dovrei parlare della Stella Rossa, come avete chiesto voi. È stato un bel fenomeno che la Fiat ha inventato per tenere a bada un centinaio di persone, erano quasi tutti comunisti, qualcuno socialista, ma la cosa più tragica, di quella, se non tragica, drammatica, di quell'officina lì era che erano tutti graduati, non c'era la truppa. Si è avvertita subito la difficoltà di mettere in riga uomini che avevano tutti una loro storia. Il primo incontro con le officine Stella Rossa fu uno scontro. Avvenne con il capo dei giannizzeri preposti alla vigilanza dei confinati, al momento del mio arrivo alla Stella Rossa. Il giornale sgranava da alcune settimane con monotonia giorno per giorno il nome degli attivisti trasferiti e licenziati e la tecnica usata dalle varie direzioni per far fuori coloro che disturbavano i sogni e i desideri dei padroni della Fiat. Anche quella mattina il giornale aveva riportato che io e Calosso, entrambi delle ferriere, saremmo stati trasferiti per rappresaglia alle officine di Corso Peschiera e ovviamente gli anziani del confino attendevano le matricole. Arrivai per primo e un gruppetto di compagni di lavoro mi corse incontro per i convenevoli d'uso, un po' come immagino avvenga nelle carceri quando si attende l'annunciata visita non breve di un amico cui scambiavamo le prime impressioni, quando un capoturno dei guardiani, un toscano che dall'aspetto sembrava civile,
Arrivò biascicando una frase: «Il primo cane che arriva vi dà motivo di fare casino». Non ebbe il tempo di pensare. Poche ore prima alcuni suoi compagni delle ferriere mi avevano perquisito come un delinquente comune scortato fin fuori dei cancelli. Fortunatamente per lui, poiché io ero più arrabbiato. Ci separarono e dopo qualche ora venne lui stesso a presentarmi le scuse. Nel 1945, dopo la liberazione, Agnelli e Valletta furono epurati dal Comitato di Liberazione Nazionale per aver collaborato con i nazifascisti. Nel 1946, col beneplacito degli USA, tornarono alla guida della Fiat, aggiudicandosi una quota cospicua del piano Marshall per l'Italia. Valletta lo chiamavano Cheat e Gram, che vuol dire piccolo e cattivo. Beh, quella è l'azienda che ha ottenuto di più, sì, aveva dei rapporti con gli Stati Uniti che si rinsaldarono poi nei primi anni 50 con questa ambasciatrice Clara Booth Lewis, che fu quella che esigeva da Valletta di abbattere la forza dei comunisti in fabbrica, far perdere la CGIL. Ed è questo che spiega il contesto, no, di un incontro che ci sarà tra la signora Lewis e Vittorio Valletta. A me è capitato un po' per caso, per le ricerche storiche che stavo facendo, di trovare nel garage della figlia di un ex membro del consiglio d'amministrazione della Fiat, che era anche rappresentante della banca americana Morgan in Italia, un verbale di questo incontro. La signora Lewis dice: ci sono le commesse offshore, volete le commesse offshore? Si tratta di armamenti, quindi ci sono problemi di sicurezza, voi dovete far fuori i comunisti dalla Fiat, no? E sradicare la FIOM CGIL, essendo il sindacato più vicino al Partito Comunista. La Fiat ebbe il suo confino proprio nella forma di uno stabilimento neanche piccolissimo, staccato da tutti gli altri 28 che c'erano a Torino. Era un reparto finto perché non era neanche richiesta una produzione. Valletta è un po' in difficoltà perché da una parte dice: questa è anche la nostra impostazione, quindi reparti confino, cercare di isolare gli elementi che dal suo punto di vista chiamava facinorosi. I comunisti, non mica per fare l'elogio al comunismo, erano ormai schierati, non avevano paura di niente. Erano gli altri operai che avevano paura. Aderire a uno sciopero era già schierarsi. Valletta doveva anche far capire alla signora Lewis che la FIOM CGIL era un'antica organizzazione costituitasi nei decenni precedenti il fascismo ed erano la rappresentanza sindacale maggioritaria all'interno della Fiat, e che quindi cercava di dire: come voi negli Stati Uniti avete i sindacati li abbiamo anche noi, e purtroppo no. Quindi le condizioni di legalità, illegalità, la mancanza di democrazia a Torino era compendiata e simboleggiata dall'OSR, ma la si ritrovava in quasi tutti gli stabilimenti. Nel 1997, a 2 anni dalla privatizzazione dell'Italy Cider, oggi Ilva, il gruppo Riva istituisce negli ex uffici del laminatoio a freddo un reparto speciale, la Palazzina LAF,
Nella struttura in disuso, la proprietà convoglia 79 dipendenti insubordinati. Non hanno accettato la novazione aziendale, vale a dire il demansionamento dalla qualifica di impiegati a quella di operai. Molti di loro sono vicini al sindacato. Il 7 dicembre 2001 il Tribunale di Taranto condanna Emilio Riva, presidente dell'Ilva S.p.A., e Luigi Capogrosso, direttore dello stabilimento di Taranto, a 2 anni e 3 mesi di reclusione per violenza privata tentata e consumata ai danni dei confinati LAF. Altri 9 dirigenti dell'Ilva, chiamati a rispondere degli stessi e di altri reati, sono condannati a pene comprese tra i 9 mesi e 2 anni di reclusione. La palazzina LAF è nata nel 1997. Lo scopo della palazzina LAF era di inglobare in questa struttura un certo numero di dipendenti, più che altro per proseguire uno scopo della dirigenza. Era un deterrente. Un deterrente. Per dire alla gente: attenzione, o accettate le nostre condizioni, o ve ne andate a casa oppure vi mettiamo in questa palazzina. Allora, quando sono arrivato alla palazzina ho visto solo una 15ina di colleghi che stavano lì a chiacchierare. Ho chiesto a loro che cosa era, Dici: no, non ti preoccupare, non devi fare niente, stai qua. Siccome conoscevo quella palazzina, mi ero illuso veramente di andare in un ufficio di questa palazzina, però quando mi accompagnarono mi portarono alla palazzina attigua. Poi riconobbi qualche collega, i quali, vedendomi così, si misero a ridere. Dici pure tu. E gli dissi: io sono stato mandato qui. Dice: trovami un posto. Pian piano, da 4, da 5 siamo diventati 10, poi 20, poi 30, poi 70, poi 90. E che devo dirvi? Eravamo come una mandria, persi, buttati in questa palazzina senza sedie, senza tavoli, senza telefoni. Un telefono che sembrava che fosse un telefono vero, invece era soltanto un apparecchio telefonico appoggiato lì e basta. E poi stanze. Prive di tutto. Perché doveva servire a custodire, tra virgolette, i dipendenti scomodi, quelli che in un certo senso davano fastidio, potevano costituire delle spine nel fianco a eventuali agitatori sindacali o comunque soggetti che potessero disturbare il corso aziendale nelle sue logiche di produzione. Abbiamo vissuto momenti drammatici, vedere persone che pure avevano fatto tanti anni di lavoro, di attività professionale, avevano dato tanti anni della loro vita con professionalità all'azienda, vederli passeggiare in un corridoio a contare i mattoni nel corridoio. Ogni tanto cercare di fermare qualcuno che saliva su un palo, che stava vicino, che minacciava di lanciarsi nel vuoto. Passeggiavamo tutti quanti come dei pazzi, avanti, indietro, guardandoci l'un l'altro. Addirittura qualcuno diceva: no, io domani vado via, io di qui vado via. Avevo lavorato da settembre fino al 6 novembre, diciamo, avevo ascoltato tutte queste persone con tutti i loro racconti, che erano veramente terribili. Insomma, c'erano stati 3 tentativi di suicidio proprio all'interno della palazzina e nessun medico era intervenuto. Il padrone che ruggiva, tutti che scappavano. Se non lavoravi, si era arrivato al punto di dire: ah sì, tu non fai questo, e allora vai a finire la palazzina. Non c'era un motivo, e ancora oggi non riesco a capire il perché questa azienda si è comportata così. Non è che per caso, un altro dubbio che ho avuto, che si volesse dare qualche segnale ad altri. Riva ha voluto mettere insieme una serie di persone di diversa estrazione, di diverse storie, per dimostrare
che in fabbrica comandava lui, era il padrone massimo. In questo caso noi ravvisammo in questo confinamento, che ritenemmo umiliante per la dignità del lavoratore, per convincere ad accettare qualcosa che non volevano accettare, fosse ipotizzato il reato di violenza privata. Era una tesi all'epoca ardita, devo dire, che però poi trovò puntuale riscontro non solo nella prima sentenza di condanna, ma anche nella sentenza di appello e anche poi è stata avallata dalla Cassazione. Per cui adesso questo principio è diventato, riteniamo, un principio importante. Io sono stato uno, forse il secondo, a cui è stato riconosciuto a Taranto il cosiddetto mobbing, ma non dai giudici, dall'INAIL, come malattia professionale. La situazione di Taranto, della palazzina LAF, è esemplare, però ovviamente non è l'unica in Italia che ha visto come protagonisti gente invisa al padrone, che il padrone voleva neutralizzare. È esemplare perché c'è stata una vittoria. Dal punto di vista giudiziario ci sono fissati alcuni paletti. Per completezza di analisi storica dobbiamo anche aggiungere che una via solo giudiziaria in questi casi può anche essere mortificante. Se non vede una forte solidarietà e una combattività, l'elemento forte della valorizzazione del lavoro, della cultura del lavoro. Era il mese di gennaio del 1953, quando m'hanno mandato alle officine Stella Rossa. Un giorno licenziarono Mandirola e Demi, membri di commissione interna. La mia reazione è stata spontanea. Raduno gli operai, li incito a fare sciopero. Il reparto laminatoi si ferma. E uno dei capitreni prende matita e blocchetto e usa la solita formula di minaccia. Tu lavori, tu non lavori. Questo ha fatto impaurire alcuni operai che si sono messi subito a lavorare. Se non che io, preso anche dall'ira, mi sono avvicinato a questo capo e ho domandato se lavorava o non lavorava, perché se lavorava la questione si sarebbe risolta in modo differente. Questo qui ha abbandonato il lavoro e lo sciopero è riuscito. Giorno dopo mi annunciano il trasferimento alla meccanica d'Ora, dove mi lasciano 15 giorni seduto. Ma avevano dato proprio la sedia. Io non dovevo fare niente, non avvicinare nessuno, e chi si avvicinava a me era richiamato e mandato via. Poi mi chiama il capo dell'officina e mi dice: guardi, lei è un ragazzo intelligente. Abbiamo pensato, siccome è ancora giovane, che può fare qualcosa di più buono, e lo mandiamo in un'officina qualificata a fare l'operaio, a imparare veramente qualcosa. Ero il segretario del comitato sindacale e avevo 5.400 organizzati alla FIOM. Torino, agosto 1971. Il pretore Raffaele Guariniello effettua una perquisizione nel palazzo della direzione Fiat. Nell'ufficio servizi generali trova 354.000 schede informative riguardanti carattere, abitudini e appartenenza politica e sindacale dei dipendenti. Questo è un anello di una catena che poi si ripropone con lo scandalo delle schedature Fiat. Mi ricordo che qui a Torino avevamo inventato lo slogan "Agnelli ha paura, paga la questura". Mi ricordo che erano descritte le abitudini, ma non soltanto le competenze professionali, no? Ma anche e soprattutto le abitudini private, anche sessuali, le conoscenze. E ci colpì la ramificazione, no, del fenomeno, la capillarità di questo fenomeno. Impiegata Fiat Mirafiori.
simpatizza per il PCI. Risulta che all'atto del matrimonio era in stato di avanzata gravidanza, di sentimenti poco religiosi, tanto è vero che la sera del 31 maggio 1950, durante il passaggio della Madonna Pellegrina, si rifiutarono di partecipare con gli altri inquilini ad illuminare dello stabile. Consta inoltre che al nonno materno venne fatta sepoltura civile con conseguente cremazione. Ecco, questo è un esempio concreto dell'informazione, di una sorta di ufficio informazioni che l'azienda aveva costituito e che raccoglieva le notizie di comportamento, di vita, familiari, è sposato, non è sposato, è sposata, non ha marito, ma convive con commenti sulla vita personale, anche quella intima, diciamo, che proprio con, evidentemente con la metallurgia non aveva nulla. Nulla a che fare. Se tu vai a lavorare in un posto, come abbiamo già detto, non puoi, non è che sei tenuto a dire con chi vai a letto, per modo di dire. Capitò che mentre stavamo effettuando questa perquisizione arrivò una persona che, vedendoci, poi si allontanò e mi venne l'idea di seguirlo. E seguendolo siamo andati nel palazzo degli uffici di Corso Marconi, siamo arrivati sino a un piano alto ed è lì che, vedendo poi questa persona che era vicino a una di quelle macchine che tritavano la carta, insomma, e stava cercando di tritare, però era una specie di grande biblioteca in cui c'erano tutte le schede. Ricordo che c'era una nota interna aziendale in cui si diceva: beh, cerchiamo di fare lo stesso, però usando delle espressioni di tipo diverso, cioè un aggiramento dello statuto dei lavoratori. Nel gennaio 2009 la Fiat organizza dei corsi di formazione presso l'INAIL di Napoli, a conclusione dei quali dispone il trasferimento di oltre 300 dipendenti dallo stabilimento di Pomigliano d'Arco al polo tecnologico di Nola. Sono operai vicini al sindacato o a ridotta capacità lavorativa. In quell'area, a 20 km dallo stabilimento, caricano e scaricano componenti per auto per poche ore di lavoro al giorno. I lavoratori definiscono il capannone in cui lavorano il reparto confino di Nola. Fiat ha una lunghissima tradizione di reparti speciali, poi detti reparti confino per operai insubordinati e dove raccogliere quegli elementi che lei considera improduttivi o per motivi politici o addirittura per motivi fisici, sanitari, insomma. Il grande punto di riferimento storico è l'officina sussidiare Ricambi, soprannominata dagli operai Officina Stella Rossa degli anni 50, dove vennero confinati quasi tutti gli iscritti e i delegati comunisti e della FIOM. Le UPA, unità produttive ausiliari, il corrispettivo dell'officina Stella Rossa negli anni 80, si aprirono intorno all'85-86, erano dei capannoni delle officine periferiche di una cintura torinese e lì finirono gran parte dei delegati e moltissimi malati, molte donne, insomma tutte quelle figure che la Fiat considerava in qualche modo dei residui quasi pericolosi. Questa è l'esperienza diciamo torinese dei reparti confino, esperienza che evidentemente la Fiat continua a praticare anche altrove, come nel caso di Nola. Non si capiva perché una serie di licenziamenti, di lettere di centinaia di lettere di contestazioni, trasferimenti a Nola. Ed oggi addirittura si parla di altri 300-400 lavoratori, quelli della qualità, spostati in un altro reparto confine,
che la Fiat sta mettendo a nuovo, che è quello di Marcianise. Pensiamo che ne eravamo 16.000 nel 90, oggi ne siamo 4.000, i numeri dicono tutti i numeri. Ma vediamo, piano ai giorni contati. Ai giorni contati questa fabbrica. Io vorrei parlare di questa Nola. Alla fine sembriamo degli zombie, dei morti viventi. Camminiamo per questo capannone dispersivo, si cammina, si fa un quarto d'ora di lavoro e finito il lavoro. Non si lavora, non si fa niente. La cosa più assurda è questa, che dopo 18 anni l'azienda mi ha premiato, dice non ti faccio lavorare più, ti pago e non ti faccio lavorare. Ma è un premio che a me sinceramente non mi piace. Quando è venuto e ci avevano detto che investiva 70 milioni di euro, più i 110, cioè più gli altri 40 per mancata produttività, questo Marchionne era la soluzione per il bene di Pomigliano. Noi stiamo vedendo che di quei 70 milioni, più, cioè per un totale di 110 milioni, noi non stiamo vedendo niente proprio, anzi stiamo vedendo un massacro all'interno dello stabilimento. Ha fatto un'operazione alla Fiat capillare, è riuscita a individuare, non credo in 2-3 giorni, no? A individuare tutti quelli che negli ultimi 10 anni, 15 anni o 20 anni, no? Quelli che partecipavano sempre agli scioperi, quelli che si contrapponevano al sabato obbligatorio, quelli che al limite facevano qualche malattia in più, quelli che alla fine facevano vera militanza sindacale, hanno fatto un'operazione, tutta una selezione chirurgica fatta veramente bene. A Pomigliano sono stati questi corsi di formazione nel periodo in cui la Fiat per 2 mesi aveva annunciato questa ristrutturazione e riorganizzazione dello stabilimento. Sappiamo che questi corsi che sono stati fatti avevano più un carattere disciplinare, diciamo così, che corsi di formazione rispetto all'attività lavorativa. Marchionne ha modernizzato Valletta, non ha fatto cose molto nuove rispetto a quello che negli anni 50 e 60 faceva Valletta nei confronti delle avanguardie di fabbrica. Oggi la mascherano un po' meglio, fanno la stessa cosa, però la fanno mascherandola con i corsi di formazione. I corsi di formazione che altro non erano che un modo per schedare i lavoratori, per decidere e definire quali dovessero andare ai reparti confine e soprattutto i primi da licenziare. Il signor Marchionne la sa lunga e non la sa raccontare. Lui ha intenzione da sempre di chiudere sia lo stabilimento di Pomigliano sia lo stabilimento di Epermieri Merese, ridimensionare addirittura la stessa Mirafiori, perché è diventata ormai un'area totalmente apprezzabile dal punto di vista immobiliare. E per cui si è inventata questa storia dell'ingovernabilità per rieducare, perché questa è la parola che ha adottato, rieducare i lavoratori a quei ritmi di cui tu dicevi, ma soprattutto a quello che è la gerarchia. Praticamente il personale che ci ha formato non era tecnico, ma era soprattutto basato su un'analisi, cioè era più una psicanalisi fatta a ogni singola persona anziché insegnarci quelle che potevano essere le qualità, il polo logistico, il polo d'eccellenza, a cosa poteva servire e tante altre cose. Siamo stati trasportati al centro di nazionale di Napoli presso la palazzina dell'INAIL. Siamo stati accolti da un gruppo di professori che dovevano farci fare questo corso, quello che credevamo noi. Ci hanno provato in tutti i modi a cercare di farci parlare, perché volevano proprio sapere un pochettino tutto della nostra vita, della nostra relazione sia familiare sia lavorativa, per portare questo nostro curriculum psicologico all'azienda, per sapere se eravamo magari, per quello che si possa pensare, non lo so, terroristi. Ci hanno dato la qualifica quando ci hanno mandati in guerra, che hanno detto tale e tale ha ricoperto l'incarico di tornitore di seconda categoria dal 36 al 42. Un falso, fino all'ultimo giorno noi ci hanno sempre pagati da apprendisti, ma la Fiat poteva fare quello che voleva.
Nola non ci sono solo operai sindacalizzati, ma ci sono anche trasferiti che hanno delle forti patologie, come patologie cardiache, patologie di asma, patologie di ogni genere, e che non potevano essere trasferiti a Nola. Uno, perché un'infermeria interna noi non ce l'abbiamo. C'è un'infermeria del CIS di Nola che è aperta solo dalle 8 di mattina alle 5 di sera. E noi che facciamo i turni? Siamo scoperti. Non ho mai ricevuto un provvedimento disciplinare per quanto riguarda la negligenza sul lavoro. Ho semplicemente ricevuto decine di provvedimenti disciplinari semplicemente perché ero colui che fomentava gli scioperi e ha fatto decine di denunce per inosservanza delle norme per quanto riguardano la tutela della 626. Prima all'interno di Pomigliano combattavamo molto sulla sicurezza, dove veramente ogni giorno era un pericolo sul posto di lavoro, e quindi cercavamo di difendere sulla nostra pelle quello che poteva essere tutti i problemi del giorno, senza dimenticare i vari compagni morti sul posto di lavoro. Noi abbiamo fatto anche una vertenza col sindacato fascista. E c'era il direttore della fabbrica di Stefano che mi ha detto: dica un po' lei cosa. Ha detto: ma guardi, io così, 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 secondo il regolamento, io dopo 2 anni dovevo avere la qualifica e basta. Lui ha detto: no, basta, lo dico anch'io. Se uno di voi continua a reclamare, in via Cuneo, che era la via dello stabilimento, c'è posto per tutti. Quello che si nota nel mio reparto, l'area in questi ultimi mesi, che chiunque lavora deve solo subire dei ricatti. O lavori in queste condizioni, se no partirà il treno per te, per Nola, come è successo ai tuoi colleghi o agli altri. Alle officine Stella Rossa, quando il comitato antinfortunistico richiedeva un intervento, la direzione non provvedeva immediatamente. Il comitato quindi serviva non tanto su richiesta degli operai, quanto su casi di infortuni già capitati, dopo i quali si prendevano provvedimenti. Infatti c'era la questione di quegli operai che, essendo stati trasferiti soltanto per rappresaglia e senza nessuna motivazione tecnica, venivano adibiti a lavori che non conoscevano nemmeno. E lì si trattava di prevenire, cioè di dar loro il lavoro adeguato, ma c'è stato un rifiuto nettissimo da parte della Fiat. Un'altra questione grossa è stata l'infermeria, che non abbiamo mai avuto per circa 3 anni. Non avevamo alcun infermiere diplomato che fosse lì per eventuali bisogni. C'era soltanto un sorvegliante che non capiva un accidente di medicina, e se aveva da medicare uno e vedeva del sangue diventava più bianco lui di quello che si era fatto male. Abbiamo fatto delle fermate finché la direzione ha poi costruito un'infermeria vera e propria. Nel dicembre 2008, Sergio Marchionne, amministratore delegato della Fiat, gioca a Pomigliano d'Arco la carta della qualità produttiva. Per risollevare lo stabilimento dalla crisi, dice, l'adozione del VCM, sistema giapponese che velocizza e automatizza il lavoro in catena, è una novità nel panorama industriale italiano. Qua oggi non dovrebbe esserci né sigle né bandiere. Oggi qua siamo perché sono morti 2 ragazzi, uno di 24 e uno di 27 anni. Scarsa manutenzione, non c'è molta attenzione, per esempio si fanno le fermate dei reparti, però non c'è quella... Che all'interno dello stabilimento è tutto da rifare. Cioè deve solo produrre e basta. Io ricordo, facevo il tornitore, avevo un tornio che aveva ancora i fori dove c'era la pedaliera, quindi avrà avuto 100 anni quel tornio. Il VCM ha fatto una cosa molto importante, ha tolto le saturazioni, cioè ha tolto i cartellini, il ciclo di lavoro, dove ogni operaio lavorava in base a un ciclo di lavoro ben definito. Oggi invece tutto questo non c'è più.
In realtà la Fiat l'unica cosa che interessa realmente sono i TMC, cioè i tempi di produzione, il famoso TMC 1 introdotto negli anni 50 sul modello fordista americano e il TMC 2 che è un'accelerazione dei ritmi di circa il 30% introdotto negli anni 90 negli stabilimenti italiani. I ritmi di lavoro stesso diventano nocivi e sono tutte malattie, per esempio artrosi, artriti, malattie al gomito, malattie alle articolazioni, derivate dall'aumento dei ritmi, dal fatto che aumenta il numero dei movimenti che fai e dei movimenti sempre uguali che fai in un determinato periodo di tempo. Voi pensate a quel movimento lì, in quello spazio lì che è sempre limitato di pochi metri in cui la linea scorre per 8 ore di seguito. Io ho lavorato per 10 anni in un reparto che si chiama la carrozzeria, e si lavora sulla catena di montaggio, dove in un minuto e mezzo si devono fare 60-70 operazioni in un vano motore all'interno di una macchina, dove oggi l'azienda, i tempi morti che noi avevamo, diciamo i tempi morti perché i tempi di recupero, il momento in cui finivamo una macchina, c'era un po' di recupero e quel recupero che c'era prima oggi non c'è più. Oggi sembra che con questo nuovo VCM questi benedetti cartellini non esistono più, quindi oggi si lavora in un modo, domani in un altro, oggi facciamo 3 lavori in uno, oggi facciamo 4 operazioni, magari ne dovevamo fare una, oggi siamo saturati al 101%, quindi non ci sono più regole. L'Ilva di Taranto, dal 95 di proprietà del gruppo Riva, è tra i più grandi stabilimenti siderurgici d'Europa. Negli anni 70, le acciaierie di Stato impiegavano oltre 25.000 lavoratori. Dopo la privatizzazione, scesi a circa 13.500. L'Ilva di Taranto oggi muove almeno 200 ditte, che occupano oltre 4.000 lavoratori, assunti con contratti a termine e impiegati in attività prima a carico dei dipendenti diretti. Su quelle attività, oggi le ditte impiegano meno lavoratori di quanti fino a qualche tempo fa ne impiegava l'Ilva, e a ritmi serrati. Secondo stime sindacali, dal 93 al 2007, gli infortuni mortali nel siderurgico tarantino sono stati 42, 7 nell'ultimo biennio. Dei caduti, 5 erano lavoratori dell'indotto. I tempi compressi di lavoro li stiamo vivendo anche noi qui a Taranto, un po' per via della crisi, un po' perché c'erano già, anche perché l'economia gira quasi sempre su quello, trovare come risparmiare sul prodotto e questo si risolve e si riversa sempre sugli operai, sui lavoratori. Le opere di manutenzione che vengono svolte dalle aziende dell'appalto Ilva hanno subito una compressione dei tempi che va quasi ad aver dimezzato i tempi stessi della consegna. Se prima un lavoro aveva un tempo di consegna di 2 giorni, adesso lo si deve consegnare in 1 giorno. Significa che vedersi caricare di lavoro non per il doppio, ma addirittura per il quadruplo di quello che si svolgeva una volta. Da ditta nostra è state 50 per 50 sta facendo straordinario, 50 per 50. Non andava a casa, direttamente spostava sul primo turno e passava al secondo turno, fino a mezzanotte rimaneva. E poi non immagini come chi viene stancare, è pesante, non è che un lavoro, diciamo. E i lavori più rischiosi, purtroppo, li organizzano di notte, gli enti preposti a sorvegliare sui lavori di notte non ci sono. 2 anni fa, quello sul tubificio 2, noi stiamo da fuori con una squadra di ditta nostra, stiamo tagliando ferro, l'altra squadra di Ilva, tubificio 2, stavo aggiustando tubo loro. E poi quelle dall'altra parte, un tubo viene, un grosso tubo, 12 tonnellate. 10 tonnellate, vieni a prendere 2 persone, uno da spalla, uno dal gamba, hai visto tutti, non immagini come chi pesante, come chi senti male, dici come chi ti vedi, hai visto? Dici domani tocca a mio questo, su questo lavoro, posto lavoro.
malattie professionali dovute alla compressione dei tempi di lavoro, all'accumulo di lavoro, al fatto che un lavoratore debba compiere il lavoro di 2-3 persone adesso. Antonino era dipendente da questa ditta della CMT da qualche anno. E aveva avuto diversi contratti a termine, e precedentemente era stato per 9 anni nel petrolchimico di Brindisi. Diciamo che ha avuto una vita lavorativa abbastanza all'insegna del precariato e questo naturalmente predispone ad adattarsi a delle pressioni, anche se vogliamo, no? Da parte delle ditte che ti impongono anche determinati tipi di lavoro, anche dei rischi, dei tempi. Spesso li avevano sottoposti a degli straordinari esagerati. Gli infortuni avvengono perché c'è sempre, si risparmia, la parte dove è più facile risparmiare è la sicurezza intesa non tanto come fornitura di DP, di dispositivi di protezione individuale agli operai, la sicurezza intesa come organizzazione del lavoro, questo è il risparmio che viene fatto. Secondo me non si differenzia dalle motivazioni per cui avvengono i medesimi incidenti in ogni parte d'Italia, in ogni luogo di lavoro. Perché purtroppo abbiamo questi benedetti contratti a tempo determinato. La minaccia più grossa è se tu non fai questo entro stasera, tu non vieni rinnovato il contratto. Questo è il punto. Mio marito non è morto per una distrazione, non è morto per un infarto, non è morto per una causa naturale. È morto per un incidente verificatosi all'interno dell'ILVA. E per me non sono morti fisiologiche. E quella che può essere considerata una media, purtroppo quando ci riguarda da molto vicino, anche una vita sola, una sola, diventa fondamentale per noi. E questo collega, mi ricordo benissimo che disse che andava un attimo in bagno a fare i suoi bisogni. Alla fine, dopo 5 minuti, vedemmo correre tutti i colleghi per vedere cosa era successo. Alla fine ci trovavamo questo collega sotto i contenitori schiacciati, morto sul colpo. Gli hanno calpestato lo statuto, sono anni. Sono anni che lo statuto l'hanno messo sotto i piedi. Polizia. È una manganellata della Dicos. Avrei protestato per tutelare il nostro posto di lavoro. Lo Stato così ci attacca a manganellate, dice di andare a prendere i mafiosi che stanno in Parlamento, mafiosi di quelli che stanno in Parlamento. Sì, era previsto che noi in 8 ore riusciamo a fare un certo numero di operazioni, non ci sono più cartellini, quindi viene a mancare pure la sicurezza sui posti di lavoro, non avendo più un cartellino di lavoro si lavora a ruota libera, cioè in una multinazionale come la Fiat non c'è sicurezza. Ci porta avanti e indietro senza far niente. Ma la cosa più strana ancora è che all'interno di Pomigliano ci sono capannoni vuoti dove la Fiat ci poteva mettere all'interno di Pomigliano. Cioè questo vuol dire che è stato fatto tutto per estrometterci da Pomigliano, perché eravamo quelli là che non abbassavano la testa. Pomigliano e VCM ci hanno fatto lavare a terra, ci hanno fatto pulire i pilastri, ci hanno fatto pulire con l'ottano, che hanno detto anche loro che era cancerogeno, e ci hanno fatto pulire. Poi dopo con una lettera vengono, dovete andare a fare altri 2 mesi di corso all'INAIL di Napoli e poi essere trasferita la mattina e la sera a Nola. Non so perché ha preso questi 300 persone, io non ero iscritta ancora al COBAS. Allora, io sono un attivista della UILM iscritta da 20 anni, ho sempre spalleggiato con la UILM, infine mi sono trovato nel uno dei deportati di Nola. E penso io, sono uno venduto dal mio sindacato. Da tutto questo sta a scaturire ancora una cosa oggi, che questi signori pretendono, anzi non pretendono, stanno proprio cercando di cancellare il contratto nazionale dei lavoratori.
L'operaio è visto non come l'elemento fondamentale del processo lavorativo, ma come un accessorio di cui si può fare tranquillamente a meno, tanto viene rimpiazzato subito dopo con un altro. Sono un operaio dell'Ilva, ma potrei essere un lavoratore di un'altra azienda e potrei avere un altro nome. Sono colui che per la dannata legge del profitto di questo sistema vale quanto un perno, una vite, un macchinario che appena si rompe basta sostituirlo e tutto continua come ogni giorno. Il primo anno che la Fiat proibì la commemorazione ufficiale del 25 aprile fu il 1956. E nell'officina cominciammo a discutere, bisogna fare questo, bisogna fare quest'altro, in conclusione niente di deciso. Alle 11:50, che era l'ora in cui di solito si teneva il discorso, uno attacca un coro partigiano e di colpo le 130 voci lo seguono. Usciamo nel cortile, la gente s'affaccia dai balconi delle case vicine, i sorveglianti non sapevano cosa fare, era proibito tenere discorsi, ma quelli cantavano. Fiat e la Ilva, un cosa diverso. Quella fa macchina e quella fa ferro. Però fine fine tutti e due vanno una parte, perché la escono da una porta. Nella grande fabbrica oggi, a Taranto, la democrazia non esiste. Non esiste a nessun livello. Proprio, è proprio il contrario della democrazia oggi esiste. Così come manca nella società la democrazia, manca anche nell'ambiente di lavoro. Quando va bene le regole sono violate, le norme sono violate. Quando va male sono stravolte. Democrazia non esiste da dentro capitalismo. Capitalismo è solo l'unica cosa che pensa. Pensa tasca sua, pensa soldi, vito. Democrazia è da lontano capitalismo. Quel zoccolo duro, come vogliamo definirlo, no? Quella parte dura di lavoratore che crea quel precedente. E tutti quei ragazzi che uscivano, oggi ci troviamo a Nola. Un uso di una surenchère, l'uso di un mezzo troppo forte, troppo potente, non accettabile in un paese democratico, anche parlando dell'Italia di anni 50, era abbastanza democratico come paese, e quindi è stato, come dire, una penitenza, una sofferenza molto inutile, e per le aziende una figura, una brutta figura, non simpatica. Quanto durerà sto regime? Penso agli antifascisti degli anni 30 che dicevano quanto durerà questo. Eppure anche nelle società più travagliate c'è sempre un seme che può germogliare. Cioè che guerra di liberazione abbia voluto dire anche questo, fondamentalmente questo come ai fini dei risultati, no? Periodo della discussione della Costituzione, no? della nuova Costituzione del paese, indirettamente, forse non in modo sufficiente, cioè si possono fare tante critiche, ben inteso, ma fondamentalmente si è spinto in quel senso lì di per ottenere determinati risultati, cioè teneva conto del cittadino e la cittadina, erano ciascuno con la propria autonomia, ma era una cosa nuova, diversa, no? Pesano egoismi e paure, pesa soprattutto una subordinazione culturale, penso, all'ideologia del mercato e al fatto che comunque all'idea di non essere in grado di determinare un altro modello di sviluppo, un altro modo di produrre merci e anche che tipo di merci. La Fiat si può dire che appartiene alla famiglia Agnelli, ma con tutti i sovvenzionamenti che ha avuto dallo Stato pensa che sia
appartenga insomma alla città, al popolo italiano e non certamente alla famiglia Agnelli. Un delegato di linea, battagliero, che bloccava tutto se c'era la minima possibilità di un incidente sul lavoro, che chiamava i tecnici, che diceva noi qui non ci muoviamo se non si ha la tutela assoluta del lavoratore. Sono io, il moderno Charlie Chaplin, incatenato alla catena di montaggio sociale, dove si vive per produrre, si produce per consumare bisogni indotti e tante volte inutili. Ma come facciamo a non far perdere nessun posto di lavoro quando sappiamo benissimo che 5 stabilimenti in Italia non si possono mantenere? Ridistribuire il lavoro fra tutti gli stabilimenti italiani attraverso la riduzione dell'orario di lavoro. Una riconversione industriale, perché non è più pensabile che bisogna continuare per forza a fare automobili. La voce la tenete voi, che in fabbrica ci state voi. E sapete chi in questi anni vi ha tradito? Sapete chi in questi anni ha fatto di questa fabbrica un orrendo posto di lavoro? Di assunzioni clientelari, morti sul lavoro. E beh, oggi quella gente che in questi anni vi ha tradito, è stato il massimo tradimento, beh, oggi vi vorrebbe fare la lotta ad uso stampa. Talvolta vorrei ripercorrere le strade del mio quartiere e ritrovare vorrei quella generazione che si formò sul testamento di Julius Fučík, colui che sotto la forca scrisse a noi, per noi, la generazione che compatta correva da papà Cervi a consolarlo, a consolarsi, quella generazione che disarmata raccolse la bandiera della resistenza prima che la borghesia l'agitasse, oscena. Vorrei ritrovarmi con gli operai perseguitati da Scelba e da Valletta, quelli dell'officina Stella Rossa, i licenziati che seppero tenere, e ricordare qui vorrei gli anni 50, tutti, uno per uno, giorno per giorno. Ricordare gli affanni, ricordare la fame, ricordare il freddo, il carbone comprato a 5 chili per volta e il baracchino con la pasta scotta, e null'altro. Guardare vorrei per una volta ancora la vecchia casa col cesso sul ballatoio, ritrovare per un momento solo i 20 anni miei, colui che per primo mi chiamò Terrone e mi insegnò poi che fare il crumiro era il crimine più grande.